Benvenuti in un nuovo video. La bellezza è una delle cose che ogni donna vorrebbe avere. Non ci sono dubbi che sentirsi belle, attraenti e con charme e vedersi anche allo specchio con un bell'aspetto faccia star meglio. E se qualcuno ci chiede qual è la vera bellezza, ovviamente nessuno risponderebbe dei bei baffi. Sì, perché ci fu una principessa che ha cambiato tutta la definizione dell'essere bello. E per non essere da meno, ovviamente optò per il look completo. Abbinò ai bei baffoni anche delle sopracciglia molto unite e molto folte. Ma all'epoca avere dei bei baffi e delle sopracciglia molto unite e ben folte significa essere belli. Anzi, questa donna divenne il simbolo della bellezza in Persia. Oggi vi racconterò l'incredibile storia della principessa Qajar, una donna divenuta famosa perché in tutta la sua vita ebbe circa 145 pretendenti. La leggenda narra che centinaia di uomini volevano sposarla ed alcuni di loro si tolsero addirittura la vita dopo un suo rifiuto. Ma cosa sappiamo esattamente di questa principessa così famosa? Era chiamata Anis al-Dawla ed era una delle mogli preferite dello scià di Persia, Nasiruddin, della dinastia Qajar. Il suo vero nome era in realtà Zahra Khanum Taji al-Sultan, e per tutta la sua vita lottò per i diritti delle donne. Ed era proprio questo uno dei motivi per il quale era tanto amata. Furono ben 145 i nobili che la corteggiarono e 13 di loro si tolsero la vita dopo essere stati rifiutati da lei. Per l'epoca in cui visse, fu considerata un canone di bellezza e perfezione. Nacque nel 1883 ed era la figlia di Nasser al-Din Shah, re di Persia dal 1848 fino al maggio del 1896. Sposò Amir Hussein Khan Shojaa al-Saltaneh e mise al mondo ben quattro figli. Una delle sue prime rivoluzioni, considerando il tempo in cui visse, fu il fatto che ben presto divorziò dal marito e poco dopo divenne la musa ispiratrice del famoso poeta persiano Aref Qazvini, che per lei scrisse la poesia Eita. Durante tutta la sua vita ha sempre lottato in prima linea per i diritti delle donne, al punto che nel 1910 fondò insieme ad altre persone una società per la libertà femminile. Naturalmente aveva molti altri interessi, si dedicò infatti all'arte, alla pittura e alla scrittura. Era solita organizzare nella sua casa dei saloni letterari in cui accoglieva persone con i suoi stessi interessi. Non c'è da stupirsi che sia stata una delle prime donne ad abbandonare lo hijab, ovvero il tipico copricapo, e a indossare abiti occidentali. La principessa Qajar in seguito è stata molto studiata dai ricercatori per capire in che modo possa aver influenzato l'epoca in cui è vissuta. Il video finisce qui, se vi è piaciuto mettete un bel like e se volete iscrivetevi, non dimenticando di attivare la campanellina per non perdere nessun video. Un bacio e al prossimo video!